abbiamo lasciato la discarica di Legoli, eravamo lì con Paolo Scicotti, noi siamo con Marco Vignoli che è uno dei responsabili di questa questione di fondi rustici a Peceli. Allora abbiamo lasciato quello che è il polmone diciamo economico, no? I propagatori di ricchezza che è per l'appunto la discarica. Sì. Da lì è nato tutta una serie di iniziative, si diceva con Cecotti, la cultura, l'arte, ma anche fondi rustici. Che cos'è i fondi rustici? Siamo infilati in uno dei cascinali che rappresentano fondi rustici. Sì, sì. Fondi rustici è l'evoluzione di un progetto che c'ha già 10 anni, che nasce con il sistema Peccioli. Guarda che bellezza, questa è tanto una chiesa, perché Stefano induce su una chiesa, la chiesa di Santa Maria delle Serre, Madonna siamo in località Serre, Madonna delle Serre, no? Un posto bellissimo, ma vieni con noi Stefano, poi torniamo, è molto religioso Stefano, vieni. Allora, guarda che bellezza qui, ecco, dici. E qui, questa è una parte di una fattoria che c'è qui da secoli, perché risale le prime testimonianze all'epoca medicea. E ultimamente, alla fine del Novecento, era proprietà della Fondazione Gaslini, quindi dell'ospedale pediatrico di Genova. E chi ci aveva tutte queste cose? Ma loro non le tenevano per Montefuscoli, no? Lo tenevano per questioni di rendita e di approvvigionamento di generi alimentari. Erano sì, erano molte proprietà. Ricconi, Era una bella azienda. Solo che all'inizio del 2000 decisero che non era più l'attività agricola non si confaceva più alle loro finalità e decisero di vendere. Questa fattoria è una fattoria che era su 1500 ettari fra il territorio del comune di Peceli e quello del comune di Palaia. E loro volevano vendere in blocco e a quel punto l'amministrazione comunale di Peceli si preoccupò un pochino. La preoccupazione qual era? Era che se fosse venuto un grande investitore da fuori avrebbe potuto chiudere questo ambiente che invece è sempre stato vissuto un po' come il giardino di casa del paese. E oppure avrebbe potuto cominciare a fare qualche genere di speculazione poco gradita, perché se viene un grande imprenditore, ci mette sopra qualche milione di euro, poi quando si presenta in comune dice ma fammi, io mi rimetto a posto questo, ma fammi fare 3 villette, fammi fare una cosa, diventa anche difficile negoziare e dire di no. A ricatto. Sì, diventano prese un po' a ricatto. Allora, siamo proprio... siamo a Peceli, il paese lì si vede il campanile del Bellincione. Il Bellincione, bellissimo. E la terra arriva fino a lì, infatti, la tenuta arriva ai piedi del paese. È rimasto un paese inalterato, Peceli, qui sembra il paese di Pinocchio. Sì, la vecchia struttura del castello medievale è rimasta tutta. Ebbene, viene fatta questa operazione, vengono spesi 17 milioni. L'altra parte, sempre della tenuta Gaslini, viene comprata dalla provincia di Pisa assieme al comune di Palaia. Però la maggior parte di questi cascinali, una quarantina, le compra il comune di Peceli insieme alla Belvedere SPA e nasce il progetto Fondi Rustici. Nasce, in realtà era la società agricola Fondi Rustici, che il progetto qual era? Era quella di valorizzare questi casolari, mantenere l'attività agricola, perché comunque la terra, se non fosse curata, perderebbe di fascino tutto. Certo. E quindi la prima preoccupazione è stata di mantenere, anzi, migliorare l'attività agricola, come vedete. Infatti, tutti i vigneti sono curati. Rispolverati adesso, sì, sì. No? E... cosa produrranno? Sangiovese. Qui sì, è prevalentemente Sangiovese. Qui ci sono vigneti, ci sono gli oliveti, ci sono seminativo, c'è il boschivo, è una tenuta, insomma, grande. Ora è tutto di proprietà di Belvedere dopo un paio di passaggi all'interno del sistema Pece. Quello che vogliamo noi dall'attività agricola è mantenere la terra pulita in ordine, quindi non è il business, non è quello da cui si fanno grandi ricavi, però... Ma dunque io guarda... pur frequentando da una decina d'anni Peceli per questioni teatrali, perché ricordo sempre che bontà degli amministratori, Peceli produce anche teatro, la compagnia Peceli Teatro, una cosa già quella che me l'ha affezionata, ma certi luoghi, la discarica stessa, ma anche qui non l'avevo mai visti, devo dire che si vede proprio, è palpabile il meccanismo produttivo che si mette in atto. C'è un luogo di lavoro che abbiamo visto prima appunto con Cecotti, questa discarica che negli anni ha subito anche delle avversioni, no? Che sono state ampiamente superate in forza dei risultati, questo va detto. Dopodiché non è che
chi amministra è stato con le mani in mano, ha voluto soltanto arricchirsi o arricchire, no? E, no, per no, fortuna. No, senz'altro no, intendo dire, è proprio un'iperbole quello che stiamo dicendo. Cioè la ricchezza viene spesa per valorizzare il territorio, sì. Questo era fino a probabilmente al secondo dopoguerra una zona agricola. Questa era una zona agricola, ci vivevano decine di famiglie. La mezzadria, eccetera. No? In ognuno di questi casali stavano una ventina di persone. Poi quello ora non è più. Che però, badavano il podere. Però era anche cultura, no? Era tutta una vita, la chiesa qui era. No? La chiesa qui serviva ai contadini. Dietro a questo casale c'è la rovina di una struttura più piccola che era la piccola scuola dove i bambini di tutti i poderi venivano ogni mattina. Quindi voglio dire. Era una piccola comunità, se, diciamo. A sé stante, perché poi un discorso è farla in macchina da qui a Peccio, ci vuole 5 minuti, e farla a piedi ci vuole un'ora andare, un'ora tornare. È una bella passeggiata, ma se uno c'ha poi da lavorare il campo. Quindi è nato un progetto, voglio dire, no? È nato un progetto. Sì, perché questo territorio è sempre stato legato e caro a tutti i pecciolesi, allora vogliamo recuperarlo, diciamo, in qualche modo. Progetto, mi scopri la memoria, la cultura contadina. È importantissimo. Certo, infatti stiamo cercando anche di recuperare le memorie, ora per la festa delle serre a maggio ci sarà anche una piccola mostra dedicata a queste cose, abbiamo fatto delle interviste, abbiamo raccolto del materiale, foto, vecchi documenti che magari le persone che lavoravano nella fattoria avevano in casa e secondo noi viene un bel pezzo di storia e poi ci potrà servire anche nell'ottica futura, perché quello che vogliamo fare col progetto Fondi Rustici è valorizzare tutti gli immobili che ci sono. Abbiamo separato la parte degli immobili dalla parte dei terreni e gli immobili sono confluiti in una nuova società, si chiama Fondi Rustici S.p.A. ed attualmente è posseduta al 100% da Belvedere e vuole fare un progetto un po' particolare, nel senso a prima vista è un progetto immobiliare, però quello che lo distingue è la sua anima, è l'anima che è fatta facciamo questo progetto con e per il territorio. Belvedere ci mette gli immobili, Belvedere ci mette il know-how, la sua capacità di relazione con gli azionisti e chiediamo a chi vive in questo territorio di diventare socio di questa società. Quindi abbiamo aperto una sottoscrizione pubblica, un'offerta pubblica di sottoscrizione, abbiamo fatto un aumento di capitale e stiamo raccogliendo le prime adesioni, sarà aperta ora fino al 30 di maggio e speriamo di raccogliere abbastanza per dare vita a questo progetto. Quindi Che progetto e poi prevede, è di ristrutturazione e di prevede utilizzo. La ristrutturazione di questi casolari. Questi qui dove ci troviamo adesso, in particolare che sono lungo questa strada sterrata che forma un anello che parte e torna dal paese, li vorremmo dedicare al turismo, sono la parte più pregiata. Ma cosa degli agriturismi? Non proprio agriturismi, perché in realtà gli agriturismi l'offerta ci sarebbe già, noi non vogliamo andare a metterci in contrapposizione o in concorrenza con quello che viene già fatto. Questa è la saggezza. Sì, perché non avrebbe senso, noi facciamo per creare un tipo di offerta che qui ancora non c'è, un segmento medio-alto e con qualche idea anche per combattere la stagionalità e portare qui delle persone che adesso non ci possono venire. Noi per esempio abbiamo questo divieto di circolazione con mezzi a motore. Con il dorso di ciuo si può, ma con i mezzi a motore non si può. Non sempre rispettato, visto passare un apino a motore, ma finché uno. Però è bello questo, no? C'è un approccio antico alle cose, all'utilizzo delle cose, come dovrebbe essere. Sì. Tra l'altro noi abbiamo rinunciato a tantissime cose con il consumismo e. Ma la qualità della vita ne ha risentito in realtà, no? Eh sì, poi è stato uno dei motivi per cui si sono spopolati questi casolari, perché era più facile andare a lavorare a Pontedera, al boom della piaggia, certo. Lavorare in fabbrica e si viveva tutto sommato meglio. Marco, guidami te, tanto questo, questo è si chiama bellissimo. Per esempio il podere del Gelso, è sempre stato la sede delle guardie forestali, qui ci sono, qui era il posto dove si faceva la festa sulle sedie che continuiamo a fare tutti gli anni. È un po' uno dei posti caratteristici ed è bellissimo a mio modo di vedere. È uno di quelli meglio conservati, fra l'altro, perché molti altri, essendo disabitati da una quarantina d'anni, sono in gran parte crollati. E noi comunque li vogliamo risistemare, questi dedicati al turismo, altri che sono più periferici ma sempre in bellissime zone, e vogliamo venderli, perché le vendite ci servono sia per fare cassa e quindi finanziare i lavori, sia per comunque per portare
persone qui. Certo. Pensiamo di rivolgersi a un mercato di gente facoltosa e persone che magari vengono nel nord Europa, che apprezzano molto la Toscana, possono fare di queste le loro seconde case, venirci d'estate un paio di mesi, comunque fare movimento indotto da qui, venendo qui, e comunque avere bisogno di tanti servizi, pulizia, giardinaggio, sicurezza, quindi comunque un volano economico. Ora puoi scegliere il discorso della vecchia scuola. La quotazione in borsa, una cosa importante, no? È una cosa importantissima ed è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi, perché normalmente alle la società... La Consob ha dato... No? Sì, allora ci abbiamo fatto due fasi. Facendo un'offerta pubblica bisogna passare... bisogna preparare quello che si chiama prospetto informativo, un documento dove si mettono tutti i rischi, tutte le possibilità dell'investimento, la descrizione, e deve essere approvato dalla Consob. È un percorso piuttosto lungo e impegnativo, e noi l'abbiamo passato, e come dicevo l'offerta è valida dal 24 marzo al 30 maggio. E quello che ci inorgoglisce molto è che la borsa ha accettato la nostra domanda per essere quotati immediatamente alla fine dell'offerta. Noi chiediamo la quotazione su un mercato AIM, si chiama, non è il mercato dove ci sono le grandi industrie, la Fiat per intendersi, o l'Eni, però è un mercato serio, un mercato che può dare un posto dove chi volesse, si trovasse a dover liquidare il proprio investimento, sarebbe in grado di farlo con dei prezzi certi, con una trasparenza, con una velocità accettabile. Ed è una cosa eccezionale, perché di solito per accettare una quotazione in borsa, la borsa richiede una storia operativa. Una storia operativa, quindi 2 anni di bilanci certificati, un'attività pregressa. Noi siamo una società nuova, però hanno visto quello che è Belvedere, hanno visto quello che ha fatto il sistema Peccioli e ci hanno concesso questa opportunità. E questa è una cosa sicuramente molto importante. E ora speriamo che chi vive in questo territorio ci riesca a capire il senso del progetto e venga a partecipare. Territorio, Stefano, sì. Se chiudiamo sul campanile di Peccioli, territorio meraviglioso, che qui c'è una pace straordinaria, sì. E siamo a 20 minuti da Pontedera. A 20 minuti da Pontedera, a due passi da Peccioli, per l'appunto, dal paese, e di qui sei in un paradiso, sì. Bellissimo. E corroborato dal progetto, che è un progetto non soltanto appunto economico, finanziario eccetera, ma un progetto anche culturale. Un progetto per fare sviluppo sul territorio, per dare lavoro alle imprese del territorio, ai professionisti del territorio, creare indotto qui l'economia a chilometro zero, risparmi di qui che si trasforma nel lavoro qui. E per valorizzare anche quello che è la nostra memoria più importante, in Toscana. Per non perdersi la memoria della mezzadria, per recuperare questi che sono dei tesori di storia e di vita. Pubblicità.